Ciccio Donnarumma, partiamo dalla sofferenza finale, non passavano più quei secondi. Guarda, era interminabile la partita, non finiva più, però siamo un gruppo straordinario, questa squadra non molla niente e ce lo meritiamo tutto. Adesso c'è la semifinale, andiamo a giocarcela e pian piano verso il nostro obiettivo. Senti, hai fatto diverse parate, ma una straordinaria su De Bruyne, sullo 0-0, raccontacela, com'è stata lì? Ma guarda, io cerco di aiutare sempre la squadra, cerco di dare sempre il massimo. Sono veramente emozionato oggi perché è la mia prima competizione importante e quindi il mio obiettivo era aiutare la squadra, andare più avanti possibile con questa maglia ed andiamo avanti e spero di realizzare il sogno di tutti. Alla fine del primo tempo c'è stato quel rigore che probabilmente non c'era, però avete reagito da grande gruppo, siete stati forti mentalmente, questo è uno dei segreti di quest'Italia. Sicuramente, eravamo un po' arrabbiati in spogliatoio, però ci siamo subito calmati perché c'erano ancora 45 minuti da giocare e non potevamo sprecare energie per queste cose qua. Dovevamo fare il nostro, dovevamo continuare a giocare e anche nel secondo tempo abbiamo avuto varie occasioni per allungare, però l'importante è la vittoria e andare in semifinale, poi ce la giochiamo con tutto. Un aggettivo per quest'Italia? Straordinario. Leonardo Bonucci, è stata una battaglia, alla fine sembrava non finire mai, ma l'avete spuntata. Che cosa c'è dentro questo gruppo? Perché stasera era veramente difficile contro i numeri uno. Era una partita difficilissima, sapevamo la loro qualità, soprattutto davanti, e le difficoltà che ci potevano creare in ripartenza. Il primo tempo abbiamo dominato, siamo andati in vantaggio di 2-0, poi un rigore un po' dubbio l'ha rimesso in carreggiata. Nel secondo tempo siamo stati bravissimi a soffrire, abbiamo dimostrato ancora una volta quanto il cuore di questo gruppo sia grande, il cuore degli italiani. Adesso continuiamo a sognare con i piedi per terra, mancano due partite, ci aspetta la Spagna, una grandissima squadra, ma noi abbiamo cominciato questo europeo con un sogno nel cassetto, teniamolo lì e godiamocelo fino alla fine. Il sogno è sempre più vicino. Mancano due partite, una più difficile, quella che ci metterà davanti la Spagna, perché sono una nazionale che gioca come il Belgio, che sembrava non arrivare fino in fondo, invece poi si è rialzata, quindi ci sarà da recuperare le energie e da dare il 110%, sarà una grandissima partita. Peccato soltanto per Spinazzola, per quell'infortunio. Stava giocando un grandissimo calcio. No, Leonardo ha fatto un grandissimo europeo. Adesso chi lo sostituirà farà altrettanto. Lorenzo Insigne, allora, con il trofeo di miglior giocatore della partita in mano, che significa tutto questo? È una bella soddisfazione, però al di là del premio sono contento per la vittoria e che siamo andati in semifinale. Come avete visto tutti, soffriamo sempre da squadra e quella è la cosa importante, dobbiamo continuare così perché ci possiamo togliere grande soddisfazione. Senti, quel gol è veramente importante ma anche molto molto bello, raccontacelo. No, ho avuto l'occasione di puntare Tielemans che era ammonito, poi ho visto lo spazio per calciare e ho tirato. È stato un grande gol, ma è merito di tutti i miei compagni che mi aiutano e mi danno fiducia. Potevate andare all'intervallo con un vantaggio di 2-0, poi c'è stato l'episodio del rigore. Nell'intervallo cosa vi ha detto Mancini? No, devi stare tranquillo, anche se il rigore non c'era, però non possiamo pensare all'episodio, non si può tornare indietro. Siamo scesi in campo continuando a giocare e siamo riusciti a portarla a casa. È emersa una voglia di aiutarvi incredibile, c'è stata proprio solidarietà in campo e del resto per battere i numeri uno del ranking serviva anche questo, no? Sì, è quello che ci distingue da tutte le altre squadre, la voglia di sacrificarsi uno dall'altro e ci sta portando lontano e dobbiamo continuare così. E adesso? No, adesso dobbiamo solo recuperare le energie perché tra pochi giorni si gioca con la Spagna e dobbiamo arrivare concentrati e preparati.